panettiere, medico, diligenza, ombrellaio, piattaio, norcino, fotografo, ma anche lattaio, pompiere, calzolaio. Mestieri questi con un nobile trascorso su due ruote. A Barletta un'affascinante mostra, mestieri in bicicletta, per catapultare lo spettatore in un suggestivo viaggio nel tempo. Un evento capace di evocare le difficoltà e la bellezza dei primi del Novecento, in sella ad una bici per visitare, accogliere e lavorare. Veri laboratori su due ruote che raccontano storie italiane, che narrano di un mito senza tempo, che catapultano in uno spaccato di vita popolare. Vere e proprie botteghe ambulanti, modificate e attrezzate per lo svolgimento di diverse attività. Un'occasione a Barletta per osservare e raccontare antichi mestieri in sella ad una bicicletta, espressione di fatica ma anche di libertà e indizio di riscatto economico. L'idea è venuta subito a me e all'assessore per quanto riguarda una vera e propria manifestazione per far visionare, per far vedere al pubblico quello che si è fatto sulle biciclette dell'epoca e in particolar modo su biciclette che sono dei mestieri, per cui oggi abbiamo fatto questa mostra di biciclette storiche che si chiama proprio Mestieri in bicicletta. Quindi il successo è fantastico perché la gente è veramente sbigottita, esterrefatta nel vedere questi mezzi che è difficile, insomma, che si possano ormai vedere in giro, perché sono custoditissimi da questo nostro appassionato e collezionista. Vivere il passato attraverso questa mostra, attraverso i mestieri in bicicletta, quello che un tempo si faceva proprio utilizzando questo mezzo povero ma ecologico ma importante, vuol dire davvero fare un salto nel passato e rendersi conto di come si viveva un tempo e su come certi mestieri venivano portati avanti. Questa è una mostra che oggi sta avendo molto successo, ma noi riproporremo di nuovo per Natale, spero per Natale, in Galleria Curci, dove parleremo di ogni mestiere e ogni bicicletta avrà una scheda